È un'occasione per incontrare i giovani, per provare a capire quali sono i loro dubbi, le loro perplessità rispetto a dei temi enormi come la camorra, come la lotta alle mafie, e a provare anche ad intercettare un po' le loro sensazioni, quelle che metabolizzano anche attraverso i social, e vedere di stimolarli anche non solo alla lettura, ma prima ancora alla riflessione rispetto a problematiche che la loro generazione vive inevitabilmente, condizionata da questo nuovo fronte che è rappresentato dai social e dalle comunicazioni che la modernità e la tecnologia offrono a loro. Ecco, rispetto a quando lei era in prima linea, in un altro ruolo rispetto a quello di oggi, degli ultimi mesi, degli ultimi anni, diciamo, l'attenzione sulla Campania, Solcone, zona della Campania, resta sempre alta, sempre situazioni molto delicate. Ma io credo che l'attenzione in assoluto debba essere alta, e la sensibilità anche delle comunità che credono di essere immuni o che comunque sono meno colpite rispetto ad altre sia un punto fondamentale per evitare poi danni e pericoli che sono dietro l'angolo, perché nessuna comunità è nata con il germe della mafiosità. Purtroppo questo si sviluppa proprio per effetto, io credo, soprattutto di quella poca attenzione che si ha nei confronti di questi fenomeni, perché noi in genere siamo abituati a pensare che quando la camorra e le mafie in assoluto sparano sono pericolose, invece quando non ci sono problematiche di natura violenta non c'è nulla da temere. In realtà, forse è proprio la fase più silenziosa. In realtà è proprio questo, sì, è questo momento in cui le organizzazioni mafiose, che comunque mal che vada per loro gestiscono la droga, gestiscono, diciamo, attività di piccolo cabotaggio legate al malaffare sul territorio, che esiste un po' dovunque, no? Non ce lo possiamo poi non ci possiamo nascondere. E quindi da questo punto di vista io credo che l'attenzione debba essere alta, parlarne, discutere, confrontarsi è sempre utile, e farlo con i giovani è ancora, dà ancora una prospettiva diversa.